この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Ciao a tutti ragazzi, qui è Saidonia e benvenuti alla terza ed ultima parte del quarto capitolo di Poké Mitologia, la rubrica nella quale analizziamo l'ispirazione mitologica che ha dato origine a Pokémon della quarta generazione. Andiamo a vedere gli ultimi Pokémon del Pokédex di Sinnoh. Gliscor è ispirato ai vampiri, le creature mitologiche tipiche dell'Europa dell'Est che però poi si sono diffuse fondamentalmente in tutto quanto il mondo. Per quanto infatti la figura del vampiro abbia un'origine slava, gli esseri riconducibili al vampirismo popolano il folklore di tutto quanto il mondo. Abbiamo dunque i tratti caratteristici dei mostri indiani, di quelli greci, di quelli africani e di quelli cinesi. Tra i tratti più comuni c'è quello del cibarsi della linfa vitale degli esseri umani, principalmente sotto forma di sangue. Diffusa anche la preoccupazione della risurrezione di un morto sotto forma vampiresca, e dunque nel tempo sono state create tante precauzioni per evitare questo problema. Dagli oggetti lasciati all'interno delle bare dei morti ai cadaveri che venivano seppelliti a testa in giù, dai tendini delle ginocchia recisi, tanto per andarci leggeri, a alcuni metodi ancora più cruenti come riempire la bara di spunzoni per poter bucare il cadavere se fosse mai appunto risorto, o ancora decapitare il morto e piazzargli la testa fra i piedi o fra le natiche. Inoltre si potevano spargere i semi di miglio o di papavero sulla tomba. Questo non tanto per delle particolari capacità magiche di questi semi, ma per la credenza dell'aritmomania dei vampiri, ovvero l'ossessione di dover contare gli oggetti accanto a loro. I vampiri si sarebbero messi dunque a contare i semi, oppure i chicchi di riso nella versione cinese del mito, quindi perdendo tempo avrebbero messo da parte la caccia. Ci sono anche molti oggetti che venivano utilizzati per allontanare i vampiri, dall'aglio alla rosa selvatica, dal biancospino agli specchi e in ultimo, per non farci mancare niente, l'acqua santa. Gli specchi in particolare venivano posizionati sulle porte d'ingresso delle case perché il vampiro chiaramente sarebbe stato bloccato dallo specchio non potendoci si riflettere dentro. La mancanza di riflesso e d'ombra di un vampiro viene solitamente rimessa alla sua mancanza d'anima, anche se a dire il vero in alcune culture questa cosa non è presente. In Grecia per esempio il Vrykolakas possedeva entrambe le cose. È un carattere che però viene ripreso da Bram Stoker nel romanzo che ha coronato in qualche modo la figura della mentalità occidentale del vampiro e appunto nelle caratteristiche del vampiro c'era la mancanza di riflesso. La diffusione della figura del vampiro nel 700 ha portato in Europa una vera e propria isteria di massa con tanto di caccia agli uomini che erano sospettati di essere vampiri. E alla fine purtroppo sono riusciti a fare fuori anche te. Porygon Z è una versione distorta di Porygon 2. Benché siano entrambi basati sul render 3D di un uccello, Porygon Z ne rappresenta l'alterazione dovuta all'inserimento del dubbio disco in Porygon 2. L'intera faccenda è dunque una citazione velata alla situazione che si palesa nell'internet ormai da una decina di anni. Gli utenti del web cominciano a creare modifiche, estensioni e patch per le applicazioni presenti sull'internet e spesso e volentieri modificare ciò che originariamente erano alcuni programmi finisce sì per estendere le loro funzioni, ma anche per riempirli di bug e renderli malfunzionanti. La cosa si estende esasperandosi anche all'ambito della pirateria. Molti utenti, spesso inesperti, cercano crack o keygen per riuscire ad avere un software senza pagarlo e di fatto involontariamente si scaricano nel computer Trojan e altri virus che lo rendono inutilizzabile. Quindi sì, tu che stai guardando e hai cliccato almeno una volta nella vita, c'è una ragazza a 2,5 km di distanza in cerca di uomini sposati. Bravissimo, hai creato un Porygon Z. La descrizione dello strumento dubbio disco non lascia spazio all'immaginazione e conferma ciò che stiamo dicendo. Si parla di un disco con dati dalla dubbia entità e dal produttore ignoto, un vero e proprio riferimento alla creazione di estensioni di terze parti non riconosciute dagli autori originali dei software. Lo stesso nome di Porygon Z è in realtà un riferimento alla cosa. La Z sarebbe una versione distorta, buggata se così possiamo dire, del numero 2, che è nell'originale nome di Porygon 2. Gallade, come il nome suggerisce, è ispirato alla figura del cavaliere. Infatti il riferimento è a Sir Galahad, figlio di Lancillotto e simbolo dell'onore cavalleresco. Galahad viene concepito in modo simile ad Artù. Infatti, come Uther Pendragon si è finto il duca di Cornovaglia per far cedere Lady Grain alle sue avance, così Elena di Corbenec si è finta Ginevra per conquistare Lancillotto, il quale poi, scoperto l'inganno, è impazzito dal rimorso. Galahad viene cresciuto in un convento e quando diventa uomo va poi a Camelot alla ricerca del padre. Viene accolto tra i cavalieri e viene fatto sedere
siedere alla tavola rotonda. Inconsciamente però egli prende il seggio pericoloso, un seggio che era stato stregato da Merlino affinché uccidesse tutti quanti i cavalieri non degni di trovare il Sacro Graal. Poiché egli rimase indenne, il re lo mandò insieme a Percival e Bors in missione alla ricerca del Sacro Graal. A livello estetico, il capo di Gallade ricorda gli elmi degli Opliti o dei Mirmidoni, poiché il loro elmo ricorda la criniera di un cavallo. Probopass è ispirato ad una bussola. I suoi quattro nasi, sì, perché ne ha quattro, ma ci è voluto il Pokédex 3D di X e Y per capirlo, puntano nei quattro punti cardinali. Il naso rosso, quello più grande di tutti, punta a nord, e gli altri tre puntano a sud, est e ovest. I baffi sono formati da una limatura metallica che si è attaccata al corpo di Probopass per la sua carica magnetica. Ovviamente questi sono anche un riferimento molto probabile a Super Mario, la mascotte per eccellenza di Nintendo. Inoltre, come la pre-evoluzione Nosepass, anche Probopass è ispirato alle statue Moai, con l'aggiunta del Pukao. Il Pukao è una sorta di cappello cilindrico ricavato dalla lavorazione di rocce rosse di origine vulcanica, che si trovano esclusivamente nella cava di Punapau. Questo copricapo ha un foro nella parte sottostante, necessario per l'inserimento del cappello sulle statue Moai. Inoltre, il cappello ha anche una seconda struttura cilindrica che assomiglia a uno chignon. I Pukao sono stati creati successivamente rispetto alla creazione delle statue Moai e venivano creati sommariamente all'interno della cava, poi trasportati per la via principale verso le statue Moai facendoli rotolare sopra dei tronchi. Infatti sulla via del tragitto sono stati rinvenuti circa 70 Pukao. A questi mancava il foro necessario per essere inseriti sulle statue Moai. Ai Pukao veniva data una definizione solamente sommaria all'interno della cava di Punapau e poi successivamente gli veniva dato quel foro al suo interno per poterli posizionare sulle statue Moai. Dusk Noir è ispirato ai ciclopi, figure mitologiche greche rese famose dalla storia di Polifemo. Polifemo è il ciclope in cui si imbattono Ulisse e la sua ciurma durante il viaggio di ritorno ad Itaca dopo la decennale guerra di Troia. Approdati in Sicilia, Ulisse e gli altri vengono catturati appunto dal ciclope, che li porta e li va a segregare nella sua grotta, banchettando durante i pasti insomma con i poveri malcapitati. Nella grotta, oltre che a Ulisse e la sua flotta, vi erano anche delle pecore, perché Polifemo, come tutti quanti gli altri ciclopi, aveva il proprio gregge. Questo perché i ciclopi, piuttosto che costruire una società comune, preferivano vivere isolati. Per poter scampare al triste destino in cui erano incappati, Ulisse escogitò un piano. Fece prima ubriacare Polifemo e dopodiché, con l'aiuto dei suoi uomini, lo accecò. Poi legò se stesso e i suoi uomini sotto il ventre delle pecore. Questo perché Polifemo, accecato, voleva comunque sincerarsi che nessun uomo uscisse dalla propria grotta e dunque controllava il dorso degli animali che varcavano il passaggio della grotta. Essendo legati sotto il ventre, Polifemo non sentì che appunto le pecore avevano anche gli uomini legati a sé e quindi Ulisse riuscì a scappare. Polifemo chiese quindi aiuto agli altri ciclopi, ma alla domanda "chi ti ha ingannato?" egli rispose "nessuno", che era il nome fittizio che Ulisse aveva dato a Polifemo. Peccando però di superbia, Ulisse, dopo essere fuggito, urlò a Polifemo che il nome dell'uomo che l'aveva ingannato era proprio Ulisse di Itaca. Polifemo, accecato dalla rabbia tutti i sensi, chiese al padre Poseidone di rendere il viaggio di Ulisse un inferno. Infatti Poseidone scatenò un maremoto che portò fuori rotta Ulisse e la sua ciurma. Froslass è ispirata alla Yuki-onna, uno spirito delle nevi del folklore giapponese. La Yuki-onna appare come una bellissima donna dalla pelle così bianca da sembrare trasparente e dai lunghi capelli. Quando appare di notte si confonde con la neve che la circonda. In tempi antichi veniva descritta come una figura prevalentemente malvagia che uccideva gli incauti viandanti persi fra le nevi. Dal 700 in poi invece viene resa meno disumana e caratterizzata semplicemente dalla sua grande bellezza. In molte leggende la Yuki-onna è la causa della morte dei viaggiatori, talvolta semplicemente attraverso l'uso del suo alito gelido, talvolta conducendo i viandanti fuori strada e quindi facendoli morire assiderati fra le nevi delle montagne. Altre volte invece si dice che questa ingannasse i viandanti con quello che sembrava essere un bambino che essa teneva in braccio. Non appena i viandanti si sporgevano per prenderlo, morivano congelati. In altre storie questo essere viene descritto come ancora più feroce, in grado di invadere le case altrui, aprire le porte con folate di vento e poi uccidere gli uomini nel sonno. Il perché la Yuki-onna uccida cambia di storia in storia. A volte è la volontà di uccidere fino a se stessa, altre volte è invece per assorbire l'energia o linfa vitale che dir si voglia dei malcapitati. Si dice che in alcuni casi le Yuki-onna si travestano da donne normali e che sposino uomini ignari. Quando queste vengono scoperte si sciolgono come neve al sole.
Rotom ha diverse ispirazioni. Una di queste è Pulseman, il protagonista dell'omonimo gioco di casa Game Freak prodotto nel 1994 per Sega Mega Drive, disegnato da Ken Sugimori, ideato da Satoshi Tajiri e le cui musiche sono scritte niente poco di meno che da Junichi Masuda. E sì, se ve lo stessi chiedendo, Pulseman è effettivamente la fusione di Mega Man, Flash e il Power Ranger rosso. Però il gioco è figo lo stesso. Un'altra ispirazione è quella dei fulmini globulari. Si tratta di vere e proprie sfere di elettricità, la cui esistenza è documentata fin dal 1500 e che hanno fatto galoppare le menti degli studiosi del tempo, finché a un certo punto non è stato catalogato il fenomeno come semplice suggestione popolare. È solo nell'Ottocento che sono stati ripresi gli studi sui fulmini globulari, poiché è stata scoperta l'elettricità e grazie anche alla possibilità di riprodurre il fenomeno all'interno dei laboratori. Dei fulmini globulari si sa attualmente poco e niente. Si sa che variano da 15 cm a 1 metro di diametro e che possono essere di colore bianco oppure arancione, rosso, giallo o blu. Non è ancora chiaro se possano attraversare muri e finestre senza danneggiarli e possono sia affievolirsi che scomparire istantaneamente. Questi fulmini sono mobili e solitamente compiono dei movimenti casuali e repentini, proprio come quelli di Rotom. La descrizione del Pokédex di Rotom ci fa presente la sua abitudine a prendere possesso degli oggetti e della sua attitudine dispettosa. Questo lo riporterebbe alla figura dei Gremlin, esseri dispettosi dell'immaginario moderno, oppure agli Tsukumogami, che sono degli oggetti del folklore giapponese che dopo anni di onorato servizio vengono premiati attraverso il dono dell'anima. Uxie, Mesprit e Azelf sono ispirati ai Pixie, i piccoli folletti tipici del folklore britannico, spesso confusi con le fate. I Pixie hanno diverse morfologie, infatti alcuni sono paffuti e tondeggianti e sono legati solitamente agli alberi o alla terra, altri, esili e gracili, sono invece legati all'acqua o all'aria. La confusione fra i Pixie, esseri legati alla natura e alla dimensione elementale, e le fate, invece legate alla dimensione magica, è stata ulteriormente aggravata per colpa della Disney, che all'interno dei suoi lungometraggi ha parlato indiscriminatamente di Pixie e fate facendone una cosa sola, quando in realtà non lo sono. I tre Pokémon possono anche essere legati alle insegne imperiali giapponesi, o sacri tesori che dir si voglia, e sono la spada Kusanagi, la gemma Yasakani no Magatama e lo specchio Yatano Kagami. Lo specchio e la gemma vennero utilizzati dalla dea Ama no Uzume per far uscire Amaterasu dalla grotta nella quale si era nascosta, causando la sparizione del sole dal cielo. Incuriosita dagli oggetti che erano stati lasciati appesi su un albero, essa fu così incuriosita dal suo riflesso che uscì dalla grotta. Il fratello di Amaterasu Susano, per scusarsi con la sorella dell'accaduto, le regalò la spada Kusanagi. I tre oggetti vennero poi regalati al nipote di Amaterasu, Ninigi no Mikoto, leggendario antenato degli imperatori giapponesi che fu mandato dalla nonna a pacificare il Giappone e portò con sé proprio questi tre oggetti. Da allora i tre oggetti vengono considerati il simbolo della discendenza divina della carica imperiale e vengono presentati solamente da pochi sacerdoti eletti all'imperatore durante la cerimonia dell'investitura. Essendo che la cerimonia non è pubblica, non solo non è possibile vedere appunto questi oggetti in Giappone, ma non esistono neanche foto ufficiali. Quelle che state vedendo, insomma, sono semplicemente foto dimostrative. Come già detto nella prima parte di Pokémitologia, Dialga e Palkia sono ispirati rispettivamente a Izanagi e Izanami, gli dei creatori shintoisti. I loro nomi vogliono dire letteralmente colui e colei che invitano. Dopo aver creato l'Onogaro Shima, che sarebbe il Giappone, i due scelsero di creare anche la propria dimora per poter avere dei figli. E ressero dunque un grande pilastro, quello che nel mondo Pokémon è la vetta Lancia, e lo percorsero in direzioni opposte fino a incontrarsi. Una volta incontrati però Izanami, la donna, parlò per prima e Izanagi ritenne la cosa inappropriata. I due però si sposarono lo stesso ed ebbero due figli che purtroppo nacquero deformi. Decisero allora di abbandonarli mettendoli su una barca e lasciandoli trasportare dalla corrente marina. Izanami e Izanagi chiesero allora agli dèi che cosa avessero fatto di male per meritarsi questo, e gli dèi risposero che avevano sbagliato la cerimonia del percorrimento del pilastro perché sarebbe dovuto essere l'uomo, Izanagi, a parlare per primo. I due allora ripeterono dunque l'azione e stavolta seguirono le istruzioni degli dèi. I due dettero dunque alla luce i kami, ovvero gli dèi del mare, delle montagne, degli alberi e del vento. Dopo però la nascita del dio del fuoco, Izanami morì di parto. Izanagi, adirato, uccise il figlio e poi scelse di
addentrarsi nel regno degli inferi per recuperare la moglie che gli era stata strappata via. Lì però scoprì una brutta cosa: Izanami si era cibata del cibo infernale ed era dunque per sempre collegata e intrappolata nel regno degli inferi. Izanami comunque disse al marito che avrebbe chiesto la possibilità di fuggire indietro verso il mondo dei vivi, a patto che durante il tragitto Izanagi non l'avesse mai guardata in volto. Izanagi però una notte non resistette alla tentazione e, dando fuoco al pettine che ella aveva in testa, irradiò di luce il volto della moglie e scoprì che in realtà il suo volto era tumefatto e pieno di vermi, quasi come se fosse in decomposizione. Izanagi urlò dal terrore e Izanami, presa da una grandissima vergogna, scagliò contro il marito il Raijin e Yomotsu Shikome, letteralmente la vecchia infernale. Izanagi riuscì a fuggire di nuovo nel popolo dei vivi, ma Izanami gli dichiarò guerra aperta e disse di voler uccidere 1000 uomini del popolo del marito ogni giorno. Il marito allora, per risposta, promise di dare alla luce 1500 uomini al giorno. Izanami poi si ripulì dallo sporco di cui era cosparso avendo visitato il mondo degli inferi e poi, soffiandosi il naso, sì, effettivamente successe questo, creò Susano. Dal suo occhio sinistro creò Amaterasu e dal suo occhio destro creò Tsukuyomi. Come per i tre regi che abbiamo già trattato in Poké Mitologia 3 capitolo 2, anche Regi Giga si è ispirato ai golem della tradizione mitologica ebraica, degli esseri giganti di argilla dalla forza sovrumana che prendono vita attraverso l'incisione di alcune parole sulla loro fronte e che possono essere sconfitti tramite la rimozione di alcune lettere di queste stesse. Benché Giratina sia la personificazione dell'antimateria, come dichiarato da Junichi Masuda durante un'intervista, è chiaro come il sole che Giratina sia anche ispirato a Lucifero o Satana, che dir si voglia. Tanto per cominciare, la storia di Giratina è identica a quella di Lucifero. Giratina viene esiliato dal suo padre e creatore Archeus per la sua indole violenta e rivoluzionaria, così come Lucifero viene esiliato all'inferno da Dio per la sua indole rivoluzionaria, tant'è vero che egli ha tentato di opporsi al regno di Dio in paradiso. La fisionomia di Giratina ha anche un forte richiamo con il diavolo. I suoi 6 spunzoni sulle ali, le sue 6 zampe e i suoi 6 anelli attorno al collo richiamano il numero 666, il famoso numero della bestia. In realtà sul 666 c'è molto da dire. Questo numero viene citato solamente una volta nel Nuovo Testamento, più precisamente nell'Apocalisse di Giovanni, descrivendolo come il numero, anzi il marchio, lasciato da un mostro marino indistintamente su tutti quanti gli uomini che attaccava, ricchi, poveri, belli e brutti. Vi sono state poi interpretazioni successive medievali che hanno ricondotto il numero della bestia al numero di Satana. Infatti, se 7 nella Bibbia è il numero di Dio, 6 è il numero dell'uomo che si avvicina a Dio non riuscendo mai a raggiungere appunto l'immanenza, il divino. 666 allora è un'esasperazione del tentativo dell'uomo di raggiungere Dio, un peccare di superbia dell'uomo che nella sua dimensione umana cerca di raggiungere una forma divina che non gli è concessa. Un'altra interpretazione del 666 è legata alla cabala ebraica. Come alcuni di voi sapranno, i numeri in ebraico venivano trascritti attraverso delle lettere e non dei numeri come nel nostro sistema matematico. Il 6 corrispondeva alla lettera Vav, scritta W-A-W, che si legge più o meno come una W. Secondo alcuni, il 666 sarebbe dunque la somma ottenuta dalle lettere Q, S, R, N, O, R, N, che sono le consonanti presenti all'interno del nome Cesare Nerone in ebraico. Perché Cesare Nerone? Perché Cesare Nerone era stato uno degli imperatori che ha perseguitato di più i cristiani. Un'altra interpretazione assurda vedrebbe il 666 semplicemente un accostamento di W e quindi il www internettiano sarebbe una creazione della bestia, di Satana, che è un po' come dire che i Teletubbies inneggiano all'omosessualità o Yu-Gi-Oh! Al satanismo. Siamo lì. Andando oltre il 666, anche la forma origine di Giratina richiama la forma di un serpente che è tipicamente ricollegato alla figura di Lucifero. Nella storia di Adamo ed Eva, che vengono appunto tentati da un serpente che riesce a convincere Eva a mangiare il frutto proibito e a far bandire dall'Eden la coppia. In realtà anche questa storia è oggetto di un dibattito interpretativo. Secondo molti, infatti, il serpente in realtà non sarebbe stato inizialmente collegato a Lucifero, ma sarebbe stato semplicemente un animale invidioso della predilezione che Dio aveva verso gli uomini. Successivamente, con il passaggio dall'Antico al Nuovo Testamento, durante quel tentativo di addolcimento della figura di Dio, si è cercato di creare un antagonista, che appunto è Lucifero, il diavolo, e lo si è inserito anche all'interno del mito di Adamo ed Eva.
In questo modo si è addolcita la figura di Dio, rendendolo misericordioso e distinguendolo da quella figura del Dio punitivo presente nell'Antico Testamento. L'aspetto simile a un cigno stilizzato e il fatto che Cresselia abbia riferimenti alla luna crescente e gli anelli del colore dell'alba attorno al suo corpo portano Cresselia ad essere ricollegabile ai corpi celesti, in particolare alla costellazione del cigno. La costellazione del cigno è anche definita Croce del Sud ed è caratteristica appunto per essere visibilmente a forma di croce latina. I greci vedevano in questa costellazione una delle tante trasformazioni di Zeus durante le sue scappatelle quotidiane, in questo caso in un cigno. Quale sia il motivo e il risultato di questa trasformazione è ancora poco chiaro. Alcuni dicono che in quel momento Zeus stava cercando di accoppiarsi con Nemesi, una ninfa che voleva sfuggire alle sue avance e per scappare si trasformò in vari animali. Quando lei si trasformò in un'oca, lui decise di trasformarsi in un cigno per potersi accoppiare con lei. Un'altra storia vede invece Zeus trasformarsi in un cigno per fingersi attaccato da un'aquila, farsi salvare da Nemesi e dopo che la ninfa si era addormentata approfittare di lei. Cioè ok che Wailord si può accoppiare con Skitty, ma che questo si possa accoppiare con questo va oltre anche la logica Pokémon. Dal loro rapporto sarebbe dunque nato un uovo, donato da Nemesi a Leda, la regina di Sparta, e dal quale sarebbe nata Elena, la famosa Elena di Troia. Molte altre versioni vedono invece Zeus tentare di accoppiarsi direttamente con Leda. Secondo alcuni, dal rapporto sarebbe uscito un solo uovo, e dall'uovo sarebbero nati i Dioscuri, Castor e Polluce ed Elena. Ed è probabilmente da questa interpretazione del mito che la Disney ha creato qui, qua e qua. Secondo altri, invece, Leda avrebbe partorito due uova. Da un uovo sarebbero nati, appunto, Castor e Polluce e dall'altra, invece, Clitennestra ed Elena. In questa versione del mito la cosa si complica ulteriormente perché durante quella notte Leda avrebbe giaciuto sia con Zeus che con Tindaro, suo marito. Ed è per questo motivo che Polluce e Elena sarebbero figli di Zeus, mentre invece Clitennestra e Castor sarebbero figli di Tindaro. Darkrai è ispirato a Ioneiroi, degli dei minori creati dalla Dea Notte. Questi risiedono all'interno dell'oceano dell'Ovest, laddove si trova anche il regno di Ade, e sono la personificazione dei sogni dei mortali. Dalla caverna nella quale risiedono escono i sogni da due cancelli diversi. C'è un cancello fatto di corna dal quale fuoriescono i sogni veri, e il cancello d'avorio invece fa fuoriuscire i sogni ingannatori. Gli Oneiroi sarebbero tre. Il primo è Morfeo, il modellatore, colui che dà forma ai sogni e permette agli umani di materializzarsi al loro interno. Il secondo, Fobetore, è invece lo spaventoso e crea all'interno dei sogni mostri aberranti. L'ultimo invece è Fantaso, l'apparizione, che permette agli oggetti inanimati di trovarsi all'interno dei sogni. Probabilmente, insomma, visto la natura di questi tre e quella di Darkrai, è possibile che Darkrai, mangiando gli incubi e anzi nutrendosi degli incubi che egli stesso induce negli altri, sia ispirato a Fobetore. L'esistenza di un Dio primo, creatore del mondo e dell'universo, è comune a un sacco di religioni, tanto quelle monoteiste che quelle politeiste. Noi abbiamo il Dio creatore, mentre invece in Egitto c'era Atem, e in Giappone, come avete potuto vedere, c'erano Izanami e Izanagi, figli del Dio primo Ameno Minakanushi. In Cina c'è una divinità particolare, chiamata Pangu, che ha tanti punti in comune con Archeus. Questo è stato generato come Archeus da un uovo nato dal caos, che è stato covato per 18.000 anni. Al suo interno vi si trovavano Pangu e i concetti dello Yin e dello Yang. Una volta schiuso dall'uovo, Pangu con la sua ascia tagliò lo Yin e lo Yang. Lo Yin, più pesante, formò la terra, mentre invece lo Yang, leggero, volò e formò il cielo. Questa separazione durò 18.000 anni e per il corso di questo tempo Pangu dovette sorreggere i cieli. Man mano che il tempo avanzava, non solo il cielo si distanziava dalla terra, ma Pangu cresceva in altezza costantemente. Si dice che durante questo periodo, in questa impresa, Pangu sia stato aiutato dalle quattro bestie leggendarie: la tartaruga, il dragone, la fenice e il Kilin. Il Kilin è stato coniato per la prima volta in Cina ed è una bestia mitologica che abbiamo già trattato parlando di Sui Kun. Questo è ispirato sia all'unione di un drago e di un leone, che nella dinastia Ming in particolare dall'unione di un drago e di un cavallo. Questa sembra in particolare la ispirazione per Archeus, dato che sembra un equino e che ha dato alla luce ben tre draghi. Il Kilin in Cina è diventato il terzo animale più forte, dopo la fenice ed il dragone, mentre in Giappone è attualmente ancora il più forte. È per questo motivo che Game Freak ha voluto dare ad Archeus la forma del Kirin. Manca però ancora qualcosa. Archeus, come ben sapete, ha una ruota intorno al proprio corpo, e questo non è un caso. Infatti, la ruota è il simbolo e iconografia della religione buddista, il cosiddetto Dharmacakra, o ruota del Dharma. Questa ruota era un'arma appartenente alla divinità Indra, che scagliò questa ruota contro gli esseri umani,
per colpire tutti quanti gli errori che avessero distolto l'uomo dal nirvana, una vera e propria arma per spazzare via il peccato. La ruota di Archeos ha 4 raggi, ma la ruota originale ne ha ben 8, uno per ogni virtù che avvicina al nirvana. Gli 8 raggi significano retta visione, intenzione, azione, parola, sussistenza, sforzo, presenza mentale e concentrazione. Un riferimento ripreso pienamente da Archeos, che è in grado di assumere tutti i 18 tipi presenti all'interno del mondo Pokémon. All'interno del Pokédex, Archeos viene descritto come un Pokémon dalle 1000 braccia e dagli 11 volti che in questa forma ha creato il mondo. Questo è un riferimento ad Avalokitesvara, il Buddha della compassione. Si dice che questo Buddha, per venire incontro alle esigenze di tutti, abbia moltiplicato le sue mani e le sue facce. Altre versioni del suo mito, invece, ritengono che le sue facce si siano divise alla vista delle demoniache creature infernali. C'è da dire che probabilmente, se mai Archeos avrà una mega evoluzione, sarà ispirata proprio a questa forma, nella quale originariamente egli ha creato il mondo e tutto l'universo. In un mondo Pokémon nel quale Pokémon come Mega Rayquaza e Mega Mewtwo X e Mewtwo Y hanno superato nelle statistiche di base Archeos, è arrivato il momento di aspettarsi un ritorno di Archeos, un Archeos finale, più forte di tutti, che ricordi che lui è il dio dei Pokémon. Qui finisce la terza parte del quarto capitolo di Pokémitologia e si conclude così il nostro viaggio a Sinnoh. Se questo video vi è piaciuto, in onore del signor Archeos, lasciate un mi piace e offrite un Bidoof in sacrificio. Se volete lasciare una lode a Archeos, potete utilizzare lo spazio commenti di YouTube o la discussione ufficiale di Pokémon Millennium. E ricordate di pregare il vostro signore Archeos. Sempre.